È il momento della seconda parte dell'Imperialism, versione Dragon Ball, godetevela tutta, perché è piena di colpi di scena. Let's go! Continua a girare la ruota e finalmente tocca a Broly! Ma in quale direzione andrà Broly? Verso il basso. Verso il basso significa contro Towa. Detto sinceramente, non credo ci sarà partita, perché Broly è molto più rispetto a Towa. E secondo me è anche un papabile vincitore di questa miniserie. Vediamo che succede. Perché secondo me se Broly prende Towa non finisce benissimo. Guardate guardate quanta vita c'ha Broly. E chi lo butta giù questo, regà? Sarebbe bello vedere un Broly contro Zamasu. Attenzione. Attenzione Towa, che non ci sta a perdere, vuole comunque dire la sua. Fermi, fermi, fermi. Non ci crederò mai, ragazzi. Che sta facendo? Ah, si cura lei. Però gli ha fatto lo stamina break Broly. Se gli lancia, eccola là. Sapevo. Come si è salvata? Ma ragazzi, cura di nuovo lei. Oddio, che bel match però. Mi piace. Mi piace, mi piace. Se gli faceva quella suprema, probabilmente non rimaneva niente di Towa. Ma? Raga, Towa è in vantaggio con la vita. Non scherziamo. No, non scherziamo, ragazzi, perché... allora, io non... non so che dire. Ragazzi, vi giuro, non so che dire. Mo gliela spara, però. Mo gliela tira la meteora. Eccola là. Se gli rompe di nuovo la guardia è finita. Lei, peccato che come suprema abbia solo questa. Quindi lei potrebbe curarsi all'infinito. Che succede? Ah, ok. Ma... ragazzi, ma... raga, ma che... cosa ho appena visto? Non voglio credere a quello che ho visto. Towa sconfigge Broly e guadagna una porzione assurda di terreno. Gira la ruota che questa volta si ferma su... Zamasu. Ma dove andrà questa volta Zamasu a fare danno? Verso sinistra. Verso sinistra trova lei, Androide 21. Un gioco da ragazzi. Guarda, vi dico la verità. Dopo aver visto quello che ho visto con Broly versus Towa, oramai non mi aspetto più niente. Perché qua è una sorpresa continua. Vediamo che succede. Androide 21 riuscirà a contestare la supremazia mondiale di Zamasu? Attenzione, Non voglio sottovalutarla, anche se Zamasu spara dei bomboloni, raga, che manco Iginio Massari. Bello questo stamina break. Utilissimo per recuperare un po' di vita persa. Però ha già recuperato. Zamasu, raga, si rialza sempre in fretta. Forte, forte. Lei c'ha un sacco di vigore. Quindi per farglielo sprecare tutto non è facile. Ok. Non ne ha più Zamasu. E che subisce un altro stamina break. Oh, raga, guardate che Androide 21 se la sta giocando alla grande, Ragazzi, questa mena!
Ariena. Non ho parole. Non ho parole. Zamasu è stato sconfitto e i suoi territori ereditati dall'androide 21. La ruota gira e gira per tutti. Vedremo per la prima volta It. Ma It dove andrà? Verso sinistra. Andando verso sinistra si incontra l'Italia, territorio di Gohan. Questo potrebbe essere un altro match molto carino. It, che tra l'altro è uno dei personaggi più forti all'interno di Xenoverse. Ma sappiamo che in queste simulazioni nulla è come sembra. Dopo aver visto sempre il match di Broly, raga, perché quello per me è stato il più clamoroso in assoluto. Allora, al momento It si sta solo parando, non ha tirato un colpo. Cioè, It non ha tirato una hit. Ce l'ha fatta, sì, meno male. Eccolo là. Vediamo un po' se parte. Ok, Gohan non ha più sostituzioni. Ello là, a posto. Il pesce è cotto. Non può fare il salto temporale al momento perché non ha abbastanza aura. Qui la... Gohan che si sostituisce nel momento in cui probabilmente non serviva. La telecamera, ragazzi, abbiate pazienza. Purtroppo Xenoverse sappiamo che non è proprio ottimale. Che botta! Che botta che ha tirato Gohan! Bella questo scontro. Attenzione a Hit, raga, perché... Eccolo qua, è cotto. Il pesce è cotto e Gohan deve solo mangiarselo. Kamehameha, arrivederci. Ma? Ok. Hit è stato sconfitto e i suoi terreni passano a Gohan. Gira la ruota e siamo al momento di rivedere Towa. Ma dove andrà Towa? Verso sinistra. La direzione è questa e il primo territorio che si incontra è quello di Gohan. È il momento del verdetto. Towa ha battuto Broly per puro caso o è veramente forte come dicono? Lo scopriremo tra poco perché affronterà Gohan, un guerriero che nell'arco di questa miniserie si è fatto notare e non poco. Non solo per aver attaccato in primis il padre alle spalle, ma anche per aver eliminato il suo maestro. E ora è da capire se Towa gliela farà pagare o se Gohan sarà inarrestabile. Scopriamolo. Eccolo qua. Un bello stamina break. Ah, e palla. Vabbè, questa è la sua suprema che purtroppo non fa danno, ma serve a Towa per curarsi. E torna al massimo della sua vita. Che forte. Questa roccia è un bel problema. Che fa? I due si studiano. Gohan vuole attaccare, ma purtroppo Towa la meglio. Cioè, ragazzi, Towa mi sa proprio che è veramente sbroccata, eh. Quasi ci riesce allo stamina break di Gohan. Sono un attacco di differenza. Aia. Questa è una bella combinazione. Ora sono pari. Ricordiamoci sempre che Towa ha la possibilità di curarsi, mentre Gohan no. E ovviamente non se lo fa ripetere due volte. Attiva la cura a Towa. Si avvolge di immenso. E ovviamente però subisce lo stamina break, perché Gohan non si fa fregare due volte. Spara la bo... Ma perché non l'ha sparata? Pure prima, raga, l'ha caricato ma poi non ha sparato la botta. Mo la spara però. Ah, Towa, va bene, nel senso... Towa ci tiene a conquistare i territori di Gohan. Io mi farei comandare da Towa, sinceramente. No, Gohan mo ricomincia con il Masenko, Raga, Gohan mo ricomincia a spammare. C'è bisogno della combo. No, Gohan! No, Gohan, non puoi farlo di nuovo, bro! Raga, Gohan sta per vincere di nuovo.
Non ci credo, raga, non ci credo. Mo' gli fa il Masenko. Oddio! Oddio, è finita, raga. No, ragazzi, Gohan perde! Siamo impazziti. Siamo arrivati alla follia. Gohan eliminato anche lui da Towa. E Towa va a conquistarsi una quantità infinita di territori. La ruota gira ancora ed è il momento di Jiren. E se è il momento di Jiren, Jiren anche la freccia verso il basso. Non ci voglio credere. Jiren affronterà Towa. Dopo aver battuto Broly e Gohan, Towa si presenta al cospetto di Jiren. O viceversa. Ora, se Towa dovesse battere anche Jiren, vuol dire che in queste simulazioni c'è qualcosa che non va. A meno che al programmatore di Xenoverse non piacciano le signorine. Il che sarebbe una cosa buona, no? Però, raga, Jiren... raga, guarda Jiren come sta... dai, raga. Jiren la sta letteralmente disintegrando. Poi vedete come ne esce qua Towa. Si può curare, è vero, certo. Che sta facendo? Sta facendo... no, raga, ma Jiren è troppo forte. Solo se gli fa uno stamina break e poi si cura, potrebbe... potrebbe provare a contestarlo un minimo. Gli stava per lanciare un'altra... E che cos'era questo danno? Si è messo a ridere, Jiren. Lo schianto del meteorite, fortissimo. Se la acchiappava. Ce l'ha, ce l'ha. Oh! Si è teletrasportata! Raga, vi farei notare che Towa non è riuscita a fare uno stamina break a Jiren, eh. Questo vi fa capire quanto meno a Jiren. Boom. No, raga, vabbè. Mi sa che è finita l'era di Towa, purtroppo. C'è troppa differenza di vita. Saranno almeno due o tre tacche. Ora di preciso non lo so. Vabbè, è fortissimo, ragazzi. Towa è stata sconfitta. E l'equilibrio sembra essere in parte ristabilito. Ma tutti i territori passano in mano a Jiren. Continua a girare questa ruota perché oramai, signori, ci siamo. Ed è il momento di Janemba. E dove potrà mai andare Janemba? Verso l'alto. E chi si incontra verso l'alto? Maestro Jiren. Già, questo è un match molto interessante. Janemba, che vediamo per la prima volta, è stato dormiente nei suoi inferi per tutti gli episodi. Mentre Jiren combatteva il mondo intero, Janemba riposava. È il momento di risvegliare la belva e capire se può prendere l'eredità di Jiren, oppure se Jiren è ancora caldissimo, carichissimo, e può sconfiggere anche Janemba. Cosa che al momento mi sembra. Ma guarda quanto mena. Ragazzi, ma Jiren mena come un fabbro. Meno male che Janemba tiene botta, perché c'ha un botto di resistenza. La malvagità allo stato puro. Oh! Psh. Bella questa presa, eh? Janemba che non lascia un attimo di respiro a Jiren. Oddio, meno male. Aia, aia. Adesso Janemba ha un po' di vantaggio con la vita, che è già stata colmata da Jiren. Vediamo cosa fa Jiren. Lo schianto del meteorite è fortissimo. Lui che con gli attacchi fisici, regà, è completamente broken. Come sono messi con la... Oddio, oddio. Vola, vola. Forte. Con l'aura sono messi abbastanza malino, eh. Questa mossa anche è fortissima. Allora, hanno vigore da vendere entrambi. Però forse con gli attacchi fisici Jiren fa più male. Infatti Janemba è leggermente sotto. Ma raga, ma Jiren non subisce niente, è fortissimo.
Poteva sostituirsi Janemba, ma non l'ha fatto. Meno male che ha schivato sta mossa, perché sennò era brutta la situa. Stamina break. Solo quello ti può salvare. L'ha missato. Stamina break. Madonna, ragazzi. Madonna, raga, che... Suprema. Non l'ha trovato. Oddio, dove si era riparato? Ma dov'era Jiren? Non ha più stamina Janemba. È cotto. Ecco, se entrava questa suprema, raga, Jiren cantava, eh. Che culazzo Jiren! Ha caricato la sostituzione all'ultimo! Janemba è stato sconfitto e il suo territorio, seppur piccolo, passa in mano a Jiren. Si prosegue, la ruota gira ancora ed è il momento di Cooler. E Cooler, in quale direzione andrà? Ovviamente verso destra. Verso destra ci sono i territori di Android 21. Ricordiamo che Cooler ha una responsabilità: vendicare e portare avanti la memoria del fratello. Ma dall'altra parte abbiamo un Android 21 carichissima, fortissima. Ora, Cooler, Furisa no Broda, non ci deludere, perché tu sei l'ultima speranza. Perfetto. Adesso è magnato. Perfetto. Allora, con il vigore siamo messi molto bene, Cooler. Però se questa ti incomincia a menare e ti arriva vicino, ti scoppia. Ok. Bravo. Ma lo stamina break da quella distanza l'avrei evitato io personalmente. Si studiano al momento. Oddio, meno male. Comunque si sostituiscono un sacco, regà. Occhio perché... eccoci qua. Ha finito... Complimenti! Sei fortunato che non ti ha sparato la suprema, Cooler. Perché se te l'avesse sparata erano dolori. Eccola qua. L'ho chiamata, eh. Adesso il divario, ragazzi, è immenso. Marco duro, quanto male. Ragazzi, ma quante mosse speciali ha fatto lei? Fortissima Android 21. Ok. Cooler non ci sta, eh. Occhio. Non male come idea, Cooler. Ma mi sa che sarà Binder Cooler. Eccola qua. Fortissimo. Cooler è stato sconfitto e il suo territorio, seppur piccolo, passa ad Android 21. Oramai siamo quasi alla fine. Tocca di nuovo ad Android 21. E la direzione è... sinistra. Contro Vegeta. Vegeta non ha fatto niente fino ad adesso. Con un solo match potrebbe tentare il colpaccio e conquistare tutto ciò che è di Android 21. Vegè, lei è venuta a casa tua, ti è venuta a bussare mentre tu stavi a fare le tue cose. Perciò fatti rispettare, principe. Bravo, principe, così ti voglio, cattivo. Vai. Non te fa fregare, non te fa fregare. Ma fa dei movimenti, ragazzi, cioè, da quando ho potenziato l'intelligenza artificiale fanno dei movimenti che io personalmente non riuscirei nemmeno a fare. Bravo, Vegeta, bravo. Occhio, perché ti rimane una sostituzione, Vegeta, lei non ce l'ha più. Ok, lei adesso ce n'ha qualcuna. So dolori. Urco duro che gli ha fatto, regà. Sì. Stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma avete visto cosa gli ha fatto? Ok, Vegeta, va bene. Ah, ma gliel'ha fatto lo stesso. Oh, fermi. No, Vegeta, sei pazzo. Android 21 sbroccata, raga. Il territorio di Vegeta, purtroppo, è stato conquistato. E di conseguenza passa nelle mani
di Android 21. Oramai siamo alla fine. Ultimi tre combattenti. Si riparte da Android 21. Giriamo la freccia, scopriamo dove andrà. In basso. La direzione perfetta per affrontare Jiren. E in tutto questo Ub si è fatto sempre i cavoli suoi. Semifinale. Chi vince tra questi due andrà ad affrontare Ub, che ha dormito per episodi, anni, decenni. Ma attenzione, perché Ub non è da sottovalutare. Non è male come personaggio. Che è? Oh, lo scontro degli dei! Tutte queste trasmissioni istantanee. Menano tutte e due, regà. Eccoci qua. Direi perfetto, no? Sei diventato il cioccolatino di Android 21, Jiren. Buttalo via. Oh, oh, oh. C'ha più vita Jiren, mi sa, però, eh. Mo non te ne passa, però. Android, mo te lo si magnato una volta. Oh, bella sta mossa. Anche forte. Però come cerca di tenerlo alla distanza. Eccolo là. Mossa fortissima anche questa. Super anima attivata. Voglio vedere i miei cari soffrire. Non voglio vedere i miei cari soffrire. Ah. Jiren prova a ripararsi dalla scarica di chi? Android 21 che ha colmato la differenza ed è anche andata in vantaggio con la vita. Con il vigore siamo tutte e due lì. Non hanno consumato sostituzioni e quant'altro. Però Android 21 non ha più aura. E questo vuol dire che se Jiren entra in combo e gli spara una suprema, potrebbe saltare veramente un botto di vantaggio. Occhio. Occhio alle sostituzioni. Occhio alle sostituzioni. Jiren, c'hai l'ultima, poi non ne hai più. Come anche Android 21. Android 21 no, adesso ce n'ha qualcuno in più. Vabbè, ma dai, sei pazza, cucciola. Ok. Sostituzione sprecata. Non ne ha più Jiren, che comunque insiste. Ne sta quasi per ricaricare un'altra. Si avvicina Android 21. Kamehameha. Che succede, mo? Oh, porco schifo, raga. Raga, non ci credo. Jiren è stato sconfitto. E tutti i suoi territori passano ad Android 21. Scontro finale. Android 21 contro Ub. Chi vince questa è il padrone d'Europa. La finale delle finali. Se Ub dovesse vincere, fa il colpaccio del secolo e... cioè, nemmeno Sharon riuscirebbe a fare una roba del genere. Ma d'altro canto c'è Android 21, che viene da battaglie incredibili e le ha vinte tutte. È calda, è carica, è irresistibile. Vediamo se Ub riesce a reggere, anche se al momento non mi sembra che stia andando benissimo per Ub, che si è pure finito le sostituzioni. E questa cosa potrebbe essere un bel problema. Stamina break alle spalle. E Ub sta diventandolo il cagnolino di Android 21, che gli spara pure una bella bomba. Perfetto, eccoci qua. E ragazzi, allora, io... non c'ha senso, non c'ha senso. Raga, io vi dico, vittoria di Android 21 meritatissima, perché sostanzialmente ha vinto delle partite incredibili, tutte con tanto margine, tranne quella con Jiren, che vabbè, ci sta, raga, Jiren è sempre Jiren. Però, raga, e come la chiude? E come l'ha chiusa? E dunque va così. Il mondo, o mezzo mondo, si tinge del colore di Android 21, che vince e conquista questo primo imperialism a tema Dragon Ball. Se volete un'altra serie con altri personaggi che mi scriverete qui sotto nei commenti, mi raccomando, fatemelo sapere e condividete questi video ovunque, TikTok, Instagram, ovunque. Noi ci vediamo con i prossimi video. Grazie mille a tutti e ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night.
sun shining.